però devo dire che a noi non ci soddisfa come si è sviluppata la questione, perché in realtà è il cumulo di situazioni che si è verificata all'interno di questo governo. Devo dire che in un errore gravissimo che ha fatto il ministro Guidi, almeno ha avuto la dignità di dare le dimissioni. Subito. Non mi sembra che sia successo così con altri ministri di questo governo. Il conflitto di interessi palese. Lei sta parlando di Lupi che ci ha messo un po' di tempo o sta parlando della Boschi? No, sto parlando della Boschi che si è fatto finta di nulla, con il padre direttamente coinvolto nella questione Banca Adriaturia, quando abbiamo chiesto più volte in interrogazioni parlamentari, in atti pubblici, anche di fronte all'opinione pubblica, per esempio che ci dicessero quali sono le aziende insolventi verso Banca Adriaturia, perché quello magari farebbe venire fuori qualcosa di strano. Mi auguro che non sia così, sono convinto che non sia così, però ci dicano chi sono quelle aziende, che magari non sono qualche azienda che ha sponsorizzato qualche fondazione. Ci dicano i rapporti che ha avuto il padre del Presidente del Consiglio con Banca di Etruria, perché sono uscite moltissime notizie, che sono sicuro saranno false, saranno diffamatorie, quello che volete, però serve chiarezza, perché nel caso in cui qualche socio occulto del padre di Renzi sia entrato in un grande centro commerciale che si chiama The Mall, questo The Mall nel Fiorentino, ricordo, sì, magari Fiorentino, ha avuto il finanziamento di Banca di Etruria e magari quei soldi non sono stati ritornati, ma sono stati invece di fatto fregati ai risparmiatori, c'è un problema politico e per risolverlo serve trasparenza. Quindi ci dicano quali sono queste aziende che hanno finanziato, e quindi non è soltanto la questione Guidi, ma poi le questioni sottosegretari, che ce ne sono diversi coinvolti in faccende strane. Vogliamo soltanto, chiediamo chiarezza. Ho capito. Chiediamo, no, chiedete trasparenza. Voi chiedete molta trasparenza. Anche al governo. Voi chiedete trasparenza, cioè al momento non c'è nulla che parli di conflitto di interesse della Boschi con lì al suo ministero col padre, non è che ci sono rilievi di tipo. No, non ci sono rilievi di penale, qui ci sono delle carte delle intercettazioni. Ho capito, però è stata approvata una norma che ha salvato delle banche dove c'erano parenti stretti, anzi di primo grado, di un ministro. Se non è che soltanto il compagno della Guidi è quello cattivo e brutto e la Guidi cattiva e brutta perché sono compagni, mentre col padre è tutto a posto. Perché là, non voglio, vorrei capire quali chiamate ci sono state. Allora, non è possibile, no, usare due pesi e due misure perché la Boschi è la protetta di Renzi, mentre la Guidi no.